lampade, però c'è una tipologia che non mi piace, sono le lampade da parete. E Alessandro Sarfatti mi ha chiesto di disegnare una lampada da parete e quindi ho voluto all'inizio che l'oggetto si concentri sull'effetto luminoso, cioè volevo che ci sia uno schermo che sia più grande del corpo, quindi che quando la lampada è attaccata al muro si vede soprattutto soltanto uno schermo luminoso. All'inizio il mio progetto era molto più piccolo perché mi ero basata su delle sorgenti che all'epoca non erano ancora accessibili per una questione di prezzo, quindi i miei modellini a me erano piccoli così, e quindi abbiamo fatto questo progetto ingrandito per mettere dentro una lampada alogena molto efficiente, ad alta efficienza, e quindi per ragione di calore abbiamo dovuto ingrandire tutto. È aperto qua e anche questo fa che c'è una bella luce pura, pulita sul muro, e anche sullo schermo una luce ben pulita, non con un centro troppo luminoso. Queste sono diverse fasi dello studio di questa lampada écran. Questo è il primo prototipo con un corpo in stereolitografia, e poi si vede che il vetro è attaccato con un sistema un po' strano, un sistema che non ho mai voluto perché volevo che lo schermo rimanesse pulito senza nessun attacco. Il corpo è fatto in presso fusione di alluminio, qua è un campione di presso fusione di alluminio che si vede che è appena uscito dallo stampo, ancora tagliente, senza che sia ancora rielaborato. Perché questo corpo verrà proposto in due finiture, una finitura bianca e una finitura lucida. Quest'anno abbiamo lavorato su una nuova versione della lampada écran. La lampada écran In and Out è il suo nome, ci indica che può essere messa fuori perché è stagna e quindi l'acqua non c'entra, e può anche essere messa nelle stanze da bagno. È una lampada tutta da plastica, utilizziamo la tecnologia LED che ci consente di avere una sorgente più piccola e meno calda. Quindi per i colori ci sarà il corpo tutto bianco che però diffonde la luce, e ci saranno due o tre colori che sono opachi. Ci sarà un rosa beige, un blu scuro e un terzo colore da definire.